Buon pomeriggio, benvenuti al TG2000. Contro Kiev è l'attacco russo più intenso dell'anno, sostiene l'esercito ucraino. Le forze russe hanno lanciato nella notte raid aerei su Kiev ed altre città ucraine, inclusa Odessa, gli allarmi in diverse regioni. Secondo l'esercito, nelle ultime 24 ore il paese è stato colpito decine di volte. Prosegue la battaglia dei droni. Sulle code dei velivoli russi senza pilota lanciati su Odessa le scritte per Mosca e per il Cremlino, allusivi al raid di ieri sulla capitale russa, smentito peraltro da Kiev. Ci sono gli Stati Uniti dietro all'attacco compiuto ieri sul Cremlino con due droni inviati dall'Ucraina. Ne è convinto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, citato dall'agenzia RIA Novosti, mentre il Ministero degli Esteri all'indomani dell'attacco ha sottolineato che le attività terroristiche di sabotaggio delle forze armate ucraine in Russia stanno raggiungendo un livello senza precedenti. Resta l'allerta maltempo sull'Emilia-Romagna, anche se non piove più, la situazione dei danni in Romagna è in via di lento miglioramento, ma ancora rimangono importanti problemi dopo gli ultimi nubifragi ed esondazioni dei fiumi a causa della pioggia che hanno provocato la morte di due persone. Centinaia di persone sono state evacuate per ragioni di sicurezza. Nelle ultime ore la zona più critica è quella di Bagnacavallo in provincia di Ravenna. La Premier Meloni dice: scriviamo un nuovo patto fiscale per l'Italia. Così in un videomessaggio agli stati generali dei commercialisti. Hanno tutte le competenze per aiutare il decisore politico, prosegue la Premier, a affiancarlo nella definizione di norme spesso molto tecniche e nel processo di semplificazione della burocrazia. E di questa capacità abbiamo bisogno, ha concluso, per inaugurare una nuova era nei rapporti tra fisco e contribuenti, ispirata alla reciproca fiducia. Attacco da Parigi sul tema dei migranti. Giorgia Meloni ha detto, il ministro dell'interno francese Gérald Darmanin, che la premier italiana è incapace di risolvere i problemi migratori dell'Italia, paese che conosce una gravissima crisi migratoria, ha detto la signora Meloni. Ha affermato il ministro francese, che guida un governo di estrema destra scelto dagli amici della signora Le Pen, è incapace di risolvere i problemi migratori per i quali è stata eletta. L'Europa ha dimostrato di saper affrontare le sfide e le crisi più difficili, emergendone più forte e coesa. Le ragioni del patto fondativo europeo sono più che mai attuali, lo ha detto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in un messaggio inviato alla conferenza The State of the Union, sottolineando che oggi è più che mai necessario continuare la costruzione europea con coraggio. La Banca Centrale Europea poco fa ha deciso di alzare i tassi di interesse di 25 punti base con effetto dal 10 maggio 2023. Si appesantiscono tutti i listini azionari del vecchio continente. La borsa più pesante è quella di Milano, che in un clima nervoso cede l'1,1% con l'indice FTSE MIB, seguita da Madrid in calo di un punto percentuale. Lo scudetto del Napoli può attendere, la Lazio batte 2-0 il Sassuolo all'Olimpico e rinvia ancora la festa dei tifosi partenopei. Ora la squadra di Spalletti serve fare almeno un punto in casa dell'Udinese stasera alle 20.45. Sarà dunque un'altra notte di attesa per Napoli e per le migliaia di tifosi attesi al Maradona per seguire dai maxi schermi la partita che si gioca in Friuli. È tutto per questa edizione, prossimo appuntamento con il TG2000 alle 18.30. Buon proseguimento di giornata, arrivederci.